È il primo mondiale che si tiene nel mondo arabo, il primo mondiale in Medio Oriente. Per costruirlo sono stati utilizzati i container delle navi, perché ci permetterà di smantellarlo interamente una volta finiti i mondiali. Persone importanti che hanno detto: io ho ricevuto soldi e non guardiamo poi che cazzo è successo. Com'è possibile? Quante telecamere avete negli stadi? 15.000. In questo modo non esistono angoli ciechi. Non è solo una storia di sport e corruzione, ma c'è molto di più in gioco. Dalle indagini è emerso che allo stesso meeting è stata discussa la vendita di armi al Qatar. Pensa che ci sia stato un accordo anche sullo sport. C'erano molte cose che potevano essere scambiate, tra queste anche l'investimento del Qatar nel Paris Saint-Germain. Qual è oggi il ruolo del Qatar nel mercato mondiale del gas liquido? Stiamo in realtà parlando del secondo produttore a livello mondiale. Quindi possiamo immaginare che il Qatar stia lavorando per sostituire la Russia? Il Qatar è uno di coloro che si candidano alla sostituzione. Ancora a poche ore e si aprirà una delle edizioni più controverse dei mondiali di calcio della storia. La prima ad essere assegnata ad un paese arabo, la prima che si gioca d'inverno con tutti i campionati, anche quelli più prestigiosi, fermi. Ma è un campionato che è stato organizzato da un paese, il Qatar, che ha violato sistematicamente i diritti dell'uomo, quelli conquistati con decenni di battaglie civili, a partire da quelli dei lavoratori che hanno costruito gli stadi. Ma il Qatar ha anche violato i diritti delle donne e anche quelli della comunità LGBTQ. Le relazioni omosessuali sono vietate, così come la convivenza. È un paese dove ancora oggi il matrimonio è combinato e dove è negato il diritto alla cittadinanza del figlio di una qatariota che si sposa con uno straniero, mentre invece viene concesso a quello di un qatariota che si sposa con una straniera. Insomma, ma come ha fatto un paese che conta solo 300.000 qatarioti, cioè quelli che hanno diritto a tutto, a diventare il centro del mondo del calcio, un paese che fino a pochi anni fa era accusato di finanziare il terrorismo, ma è anche un paese che ha tra i più alti redditi pro capite al mondo, vanta il più vasto giacimento di gas naturale della terra e soprattutto ha un fondo sovrano con dentro circa 400 miliardi di dollari, risorse a cui ha attinto per strizzare l'occhiolino alle istituzioni, alla finanza dell'Occidente, per piegare gli organi del calcio, la FIFA, la UEFA, per concertare con i capi di Stato, per organizzare operazioni di spionaggio, per elargire benefit e favori a politici, alcuni anche italiani. Tutto questo per farsi assegnare il mondiale di calcio. Il pallino dello sceicco Bin Khalifa e del suo figlio, l'emiro oggi del Qatar, Al Thani, che non ha solamente la passione del calcio, ma anche un obiettivo segreto. I nostri Daniele Autieri e Lorenzo Vendemiale. Avevo un sogno, far crescere prati verdi nel mezzo del deserto. Inizia da qui la rivoluzione del Qatar, da questo luogo sacro, ostile a ogni forma di vita, che conserva ancora le tracce delle tribù dei beduini che per secoli l'hanno abitato. Le stesse famiglie nomadi che oggi guidano lo stato più ricco del mondo, e alla loro testa lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e suo padre Bin Khalifa, che prima di lui ha cullato l'ambizione di portare qui il più grande evento sportivo della storia, la Coppa del Mondo di calcio.
Il Medio Oriente è stato sempre non capito e questo grande evento sportivo ci permette di instaurare un nuovo dialogo e di ridurre la distanza tra l'Est e l'Ovest. I visitatori che arriveranno qui potranno toccare con mano la nostra ospitalità e quanto siamo diversi da come veniamo descritti. Quello che si aprirà il 20 novembre non sarà solo il primo mondiale del Medio Oriente, ma anche il primo mondiale d'inverno e il primo mondiale ospitato in un'unica città, Doha, dove nel giro di 6 anni sono stati costruiti 8 stadi. 7 di questi dotati di impianti di aria condizionata che permettono di mantenere una temperatura di 20 gradi nonostante il caldo torrido all'esterno. Un prodigio dell'ingegneria, ma anche un enorme spreco di risorse che abbiamo potuto toccare con mano all'interno dell'USAIL, lo stadio che ospiterà la finalissima. Quante persone hanno lavorato per costruire questo stadio? Nel complesso circa 10.000 persone nella vita dell'intero progetto. Immagino che abbiano dovuto lavorare giorno e notte. Sì, è un'opera molto complessa e in particolare negli ultimi 2 anni è stato necessario lavorare 24 ore su 24. A differenza dell'USAIL, lo stadio 974 è stato pensato per essere interamente smantellato. 974 sono infatti i container navali che compongono il suo scheletro e che saranno smontati dopo l'ultimo match. È l'unico stadio senza aria condizionata perché, assicurano i progettisti, la sua struttura favorirà il ricambio d'aria all'interno, tenendo le temperature sotto controllo. Il Qatar è uno stato così piccolo, il Mondiale è un evento così grande. Che cosa ve ne farete di tutti questi stadi dopo il Mondiale? Tutti gli stadi costruiti per i mondiali sono stati progettati per avere strutture flessibili che permettono di ridurre la loro capacità. In questo modo potranno essere usati per il campionato nazionale. Il Qatar è pronto, la macchina organizzativa scalda i motori e con essa quella della sicurezza. Per la prima volta ci permettono di entrare nella Spire Command Center, il blindato centro ipertecnologico dal quale è possibile controllare e comandare ogni singolo stadio. Quante telecamere avete negli stadi? 15.000, quindi circa 2.000 camere per ciascuno stadio. In questo modo non esistono angoli ciechi. Dall'interno del Command Center è possibile aprire o chiudere un cancello, sbloccare una porta, alzare o abbassare l'aria condizionata, ma soprattutto individuare i comportamenti anomali. Sì, ma se poi dobbiamo individuare anche il nome e l'identità della persona, a quel punto siamo in contatto con altre autorità dello Stato, alle quali possiamo inoltrare una richiesta ufficiale per le informazioni che ci servono. Il controllo assoluto rimane un imperativo per il Qatar. Nonostante l'autorizzazione del Supreme Committee for Delivery and Legacy, il comitato supremo che sta organizzando i mondiali, ci è vietato riprendere molti luoghi e in un'occasione veniamo fermati dall'esercito. Dopo un'ora di attesa in strada, il SUV nero ricompare. I 4 militari scendono e ci riconsegnano i nostri documenti. Un brutto segnale per un paese che si ispira ancora alla Sharia, la legge islamica, un paese che vieta l'alcol così come l'omosessualità, considerata una malattia, come dimostrano le sconvolgenti parole pronunciate alla TV tedesca ZDF da Khalid Salman, un ex calciatore divenuto ambasciatore dei mondiali del Qatar nel mondo. In the law, homosexuality is forbidden. This haram. You know haram what's meaning? Yes, haram. Yeah. It's haram. Do you think gay is haram? It's haram. Because why is haram? I am not big one big Muslim, but it's haram why? Because it's damaging the mind. L'intervista a quel punto viene interrotta da uno degli addetti stampa del comitato organizzatore dei mondiali, ma la frittata ormai è fatta. E le parole di Khalid Salman sollevano dubbi enormi sul rispetto dei diritti in Qatar. I diritti della comunità LGBTQ saranno rispettati? Tutti sono benvenuti, indipendentemente dalla loro cultura, la loro origine, la razza, il genere, e potranno conoscere la nostra cultura.
Voglio dire, ognuno è accettato e rispettato purché non violi i diritti degli altri. Doha è un cantiere a cielo aperto. Grattacieli, strade, marciapiedi, tutto è in costruzione. E naturalmente gli stadi che ospiteranno i mondiali. Un miracolo edilizio che si regge sulle braccia di quasi 2 milioni di operai provenienti dai paesi più poveri del sud-est asiatico. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh, and you? My parents Nepal. Nepal, Bangladesh. Yes. And you live here? Yes, yes. What time do you start working? Working at 5 o'clock. Morning 5. Morning no more. Day 5. L'International Labour Organization è un'agenzia delle Nazioni Unite che vigila sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Si è insediata in Qatar nel 2017 per controllare che il paese realizzasse le riforme promesse, prima tra tutte la riforma della legge della kafala, l'equivalente di una moderna schiavitù. È importante che la parte più problematica della legge sia stata smantellata. Significa che i lavoratori possono lasciare il paese senza chiedere permesso ai datori di lavoro e soprattutto possono cambiare lavoro. Qual è lo stipendio medio di un lavoratore nelle costruzioni? 1000 rial al mese, l'equivalente di circa 275 dollari americani. Non è così alto. Oltre a questo, però, i datori di lavoro devono assicurare cibo e alloggio, altrimenti il salario è più alto. Dai 300 ai 500 dollari è la paga riconosciuta ai suoi operai da uno dei paesi più ricchi del mondo, dove il reddito medio di ciascuno dei circa 300.000 qatarini che lo abitano supera i 100.000 euro. Il direttore della ILO vede il bicchiere mezzo pieno, ma l'organizzazione è stata criticata perché il programma è finanziato dallo stesso governo del Qatar, con un budget di oltre 20 milioni di dollari negli ultimi 4 anni. È vero che una manager della ILO è stata allontanata per essere stata troppo dura con il Qatar? Non è vero, immagino che si riferisca alla direttrice dell'International Labour Standard. Secondo la stessa manager, l'organizzazione ci andava un po' leggera nei giudizi per via dei soldi ricevuti dal Qatar, è così? Lei ha lasciato il lavoro dopo aver raggiunto l'età pensionistica. Il nostro programma qui è finanziato dallo Stato del Qatar, ma siamo indipendenti. Pubblichiamo rapporti che raccontano il buono, il brutto e il cattivo, ma lo facciamo in modo costruttivo. Secondo il Guardian sarebbero più di 6.500 i lavoratori morti in Qatar nei cantieri degli stadi. Migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. La maggior parte di loro è stata alloggiata in una zona industriale a pochi chilometri da Doha. È qui che sorge la città degli invisibili, che stanno costruendo il sogno qatarino. Hello. Hi. Is possible to do some images with the camera of the camp? We need to inform the campus first. Hello. If it's fine, just thanks. Just photographer, we would like to take some pictures. Is it possible? It's not allowed. It's not allowed. L'ingresso in questi campi è vietato soprattutto ai giornalisti. Sono blocchi di palazzine basse che si ripetono per chilometri. Hi, Daniele, hi, nice to meet you. You live here? Yes. Where are you from? Pakistan. Pakistan. And you work as a driver? Yes, I live there. Pick air and the side. Pick up the workers and go to the city. Yes. All'esterno i lavoratori vengono caricati su pullman dai vetri oscurati, trasportati in cantiere e riportati alla fine del turno. Pregano, sorridono e ogni mese spediscono la paga alle loro famiglie. 2 milioni di lavoratori dai paesi più poveri al mondo, ma secondo Amnesty International, nonostante la riforma della kafala, la legge della nuova schiavitù, definiamola così, ancora oggi i lavoratori subirebbero degli abusi. Per quello che riguarda invece il rispetto dei diritti della comunità LGBTQ, insomma, abbiamo sentito come la pensa una degli organizzatrici del mondiale. Ecco, siete tutti ben accetti, però se volete vedere i mondiali dovete rispettare le tradizioni e le leggi del nostro paese. Il messaggio è chiaro, bisogna
adeguarsi. Però proprio grazie ai lavoratori il Qatar ha compiuto un prodigio dal punto di vista infrastrutturale. Sono stati costruiti a tempo di record 8 stadi, 7 con l'aria condizionata, che avranno impatto zero, secondo i qatarioti, sull'ambiente. Insomma, però c'è chi dubita dei calcoli fatti dagli arabi. Infatti, secondo uno studio FIFA, durante il mese del torneo verranno prodotte 3,6 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, il doppio di quante ne erano state emesse nell'ultima edizione del Mondiale in Russia. Poi, insomma, siccome il Qatar non poteva gestire la sicurezza con mezzi propri, che cosa ha fatto? Ha comprato i servizi dell'Interpol, un contratto di 10 milioni di dollari, il progetto Stadia si chiama, e poi durante la durata della manifestazione sarà presente anche un contingente Interforze, tra cui ci sono anche militari italiani, 560 tra forze armate e carabinieri, con a seguito 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili. Ecco, avevamo detto, all'interno di una missione Interforze, però guida italiana comandata dal generale Figliuolo. Però nessuno fino ad oggi si è posto una domanda: in caso di sommossa, di scontri per la violazione dei diritti umani, ecco, con chi si schiererà il contingente italiano? Vicino ad Altani? E qui si torna alla domanda dell'inizio. Insomma, come ha fatto il Qatar ad ottenere l'assegnazione dei mondiali di calcio? Per capirlo bisogna riavvolgere il nastro agli ultimi mesi del 2010, quando un pugno di uomini ha deciso le sorti della Coppa del Mondo. Il 2 dicembre del 2010 il presidente della FIFA, Sepp Blatter, annuncia radioso che i mondiali 2018 e 2022 saranno ospitati rispettivamente da Russia e Qatar. Ma fin dalle prime battute emergono dubbi e sospetti sul comportamento dei 24 membri del comitato esecutivo della FIFA, i custodi del calcio ai quali è stato affidato il compito di scrivere il futuro della Coppa del Mondo. Ancor prima che Blatter aprisse le urne, c'erano già tante accuse nei confronti degli uomini che avevano partecipato alle votazioni. Blatter risponde alle accuse aprendo un'indagine interna e affidandola al giudice statunitense Michael Garcia. Alla fine il report Garcia viene pubblicato nel 2016. Quello che emerge da subito è che in questi processi di assegnazione ogni cosa è possibile. Nell'ambito delle sue indagini, Garcia chiede anche alla Russia copia dei documenti che avevano portato all'assegnazione dei mondiali del 2018. La Russia, per esempio, dice: vorremmo darvi i nostri computer, ma non possiamo perché non li abbiamo più. E perché? Abbiamo affittato questi computer da una compagnia e loro li hanno distrutti tutti. È incredibile, perché la Russia non consegnò neanche un documento. Petros Mavroidis è stato il capo degli investigatori del comitato indipendente istituito dalla UEFA sul Financial Fair Play e oggi insegna alla Columbia University di New York. Lo incontriamo a Ginevra, a pochi chilometri dall'istituzione che governa il calcio europeo, e su come è stata gestita l'inchiesta della FIFA affidata al giudice Garcia storce il naso. Qatar, hanno vinto, okay, forse hanno vinto legalmente, non che ne so io, ma ci saranno due o tre persone importanti che hanno detto: io ho ricevuto soldi, oh, ma, e non guardiamo poi che cazzo è successo. Com'è possibile? Ma com'è possibile? Cioè, l'indagine della FIFA è stata superficiale, dici? Ma superficialissima, non superficiale. E sappiamo che ci sono gente che hanno ricevuto soldi, ma nessuno ha indagato. Alla fine il report Garcia non trova prove di corruzione, ma arriva comunque a parlare di un voto falsato, perché non due o tre, ma numerosi membri del comitato esecutivo della FIFA hanno mostrato un evidente disprezzo per il codice etico della FIFA e hanno accettato benefit e favori cedendo alle lusinghe del Qatar. C'era un greco che mi ha detto: sai, non è buono per Qatar, perché abbiamo bisogno di fare la pubblicità, che siamo innocenti, siamo puliti, siamo... Cioè, lui lavorava per Qatar? Per la federazione. E provava a dare soldi? No, ha guardato un po', ha guardato. Ah, è venuto a sondare?
a sondare, esattamente. L'unico documento giudiziario ufficiale che dichiara che alcuni membri della FIFA hanno ricevuto regalie e soldi per votare il Qatar viene dal Dipartimento di Giustizia americano. Oltre al report Garcia, anche la Corte federale di New York apre un'inchiesta contro 17 dirigenti sportivi, tra i quali figurano alcuni membri del comitato esecutivo come il presidente della federazione brasiliana Ricardo Teixeira e il vicepresidente della FIFA Jack Warner. Nell'informativa del 18 marzo del 2020 firmata dal Grand Jury si legge che numerosi membri del comitato esecutivo hanno ricevuto regalie in cambio del loro voto in favore del Qatar. Quell'inchiesta si concentra su un caso specifico di corruzione nel calcio, ma all'interno di quell'informativa i giudici hanno inserito che alcuni membri sudamericani del comitato esecutivo della FIFA, come Teixeira e Grondona, erano stati pagati per votare il Qatar. Quando Gianni Infantino sostituisce Sepp Blatter alla guida della FIFA, la federazione prova a riformarsi all'interno. Viene istituito un comitato di governance e alla sua guida viene chiamato il professore portoghese Miguel Maduro. Le elezioni venivano sistematicamente influenzate? Io ho avuto un congresso dove poi le elezioni sono state cancellate in proteste contro di noi, dove il giorno prima dell'elezione il presidente del comitato elettorale ha rifiutato di cambiare le regole per permettere più partecipazione delle donne, come domandavamo noi, e l'argomento che mi ha dato è: non posso farlo perché tutte le posizioni sono già state distribuite. Quando lei ha lasciato la FIFA, all'interno non erano preoccupati dei contraccolpi d'immagine che avrebbero avuto? Una persona molto importante nella FIFA in quel momento, perché ho detto, guardate, noi andiamo via, ma voi avrete, dovete spiegare alle persone come mai noi andiamo via dopo così pochi mesi. E questa persona mi ha detto, sì, avremo una settimana di cattiva stampa e poi le cose continueranno come sempre. Gianni Infantino assicura che le riforme sono state fatte e che la FIFA di oggi non ha nulla a che vedere con quella di allora. Difficile però cancellare le ombre di uno scandalo che è divenuto una questione di geopolitica mondiale. Tanto che in Francia la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta che coinvolge l'ex presidente Nicolas Sarkozy. È uno scandalo francese ed è probabilmente uno dei più grandi scandali del secolo. Non è solo una storia di sport e corruzione, ma c'è molto di più in gioco. Il 23 novembre del 2010 Michel Platini viene invitato dall'ex presidente francese Sarkozy all'Eliseo per un pranzo informale. Intorno al tavolo però c'è un ospite inatteso, l'allora figlio dell'emiro del Qatar e oggi emiro dello Stato, Sheikh Tamim Al Thani. Al centro dell'incontro c'erano le relazioni diplomatiche tra i due paesi, oltre naturalmente alla candidatura del Qatar a ospitare la Coppa del Mondo. Il meeting si tiene appena una settimana prima del voto decisivo per l'assegnazione dei mondiali. Proprio su quell'incontro è stato aperto un procedimento giudiziario per il quale l'ex presidente francese Sarkozy e l'ex presidente della UEFA Platini sono indagati a vario titolo per corruzione e traffico di influenze. Dalle indagini è emerso che allo stesso meeting è stata discussa la vendita di armi al Qatar, una delle possibili monete di scambio per l'attribuzione del mondiale. L'accordo si sarebbe chiuso in forza di uno scambio. Il Qatar avrebbe acquistato armi dalla Francia e la Francia, nella persona di Platini, avrebbe votato per assegnare il mondiale al Qatar.